Il secondo aspetto interessante è un problema di formato e di formattazione, mi spiego meglio. Come tutti sappiamo, per esempio, quando noi postiamo qualcosa su un blog, non possiamo postare 20 pagine. Sì, possiamo anche postare 20 pagine, che so io, 40.000 battute. Bisogna vedere se gli altri hanno la pazienza di leggerci. Quindi, sostanzialmente, se noi aderiamo a un processo di creazione delle idee che è 2.0, dobbiamo farlo aderendo un po' anche ai formati. Non potrò scrivere a lungo, devo scrivere in una maniera socialmente accettabile. Poi, naturalmente, se conversando con un soggetto interessante ci viene un'idea per fare un libro, allora ci vediamo offline, ci vediamo face to face, ci vediamo in un modo che ci permetta di trasformare quel formato immediatista che è la conversazione in un'altra cosa che magari è un libro. Ecco, questo è il compito dell'editore, per questo il mestiere dell'editore non è morto, perché noi dobbiamo immergerci, sposare in poche parole i formati, fosse anche la battuta fulminante della chat, all'interno di un processo di conversazione, e poi però cercare di estrarre, di distillare, di ragionare, di sedimentare, cioè di rallentare la conversazione, producendo nel mio caso libri o in altri casi, che so io, prodotti musicali o in altri casi prodotti web più articolati, eccetera eccetera. Questo fatto di cambio di velocità mentale dal formato breve al formato più esteso, dalla conversazione istantanea alla sedimentazione, è un'altra cosa che gli intellettuali italiani hanno una grande difficoltà a fare.